Ci racconta dell'attività svolta presso la struttura complessa di chirurgia pediatrica? Sì, la struttura è nata nel novembre del 2017, quindi poco fa, ed è qualcosa di atipico nel panorama italiano, ma la Regione Lombardia ha voluto creare questo quinto hub pediatrico e io sono parte del progetto. È nato appunto con me il reparto, adesso siamo in sei, siamo cinque miei collaboratori, stiamo crescendo come chirurgia pediatrica ovviamente. L'esperienza mia l'ho maturata nel corso degli anni partendo dal Gaslini, passando da Milano e adesso sto cercando di quantomeno arrivare ai livelli degli ottimi centri che mi circondano in Lombardia. Cosa la spinge ad orientarsi sempre più verso tecniche microlaparoscopiche? L'approccio mini-invasivo ha caratterizzato tutta la mia formazione, a partire dagli anni genovesi al Gaslini fino a oggi. Mini-invasiva non è solo laparoscopia o toracoscopia, ma è tutta una filosofia che ruota intorno al paziente, al nostro piccolo paziente, quindi mini-invasiva ha anche un approccio anestesiologico il più delicato possibile, tempi di dirigenza molto brevi, una gestione post-operatoria oculata che consente una dimissione precoce e ancora più in generale un approccio alle famiglie e ai pazienti. In questo caso è max invasivo, nel senso massima qualità e massima partecipazione con partecipazione alle problematiche, alle sensibilità delle famiglie che ci circondano. Che strumento hai introdotto per poter massimizzare i risultati? In generale sono strumenti che il mercato ci offre, stanno cambiando negli anni, siamo partiti con dei trocar da 12 mm, 10, 8, 5, fino ad arrivare ad oggi con trocar da 3 mm e strumenti anche da 3 mm, sempre più raffinati ma solidi, precisi, efficaci e soprattutto sicuri. Ci racconta la collaborazione con il prof. Rothenberg? Il prof. l'abbiamo conosciuto nel 2011, lo abbiamo letteralmente circondato a un congresso negli Stati Uniti e lui si è sempre dimostrato positivo, disponibile, ci ha invitati a Denver presso la sua struttura dove abbiamo fatto una fellowship in chirurgia mini-invasiva appunto. È stato da noi a Milano tante volte e ora che sono a Varese è stato uno dei primi amici che è venuto a trovarmi e ha supervisionato i primi interventi maggiori sul polmone e ancora adesso ci sentiamo spesso per consigli e anche per amicizia ovviamente. Il progetto futuro sarà quello di continuare a collaborare con lui grazie anche al telementoring, ovvero la possibilità di operare sotto la sua supervisione, con lui seduto nel suo studio a Denver e noi nelle nostre sale operatorie di ultima generazione al Del Ponte di Varese.